Il semplice fatto di pronunciare Tolentino Nereto, la memoria riporta a quel lontano 13 maggio 1995, la gara che il della vittoria spalancò all'Unione Sportiva Tolentino la porta per salire in Serie C2. A distanza di 26 anni e 150 giorni, il condottiero Fabrizio Castori, il precedentissimo Ivano Ercoli, il capitano Pasqualino Juvalò e l'autore della rete Giovanni Fenucci sono stati tutti premiati dall'attuale dirigenza cremisi prima del fischio d'inizio della gara odierna. Ritorna al della vittoria la formazione cremisi, reduce dallo scivolone in casa del Trastevere 8 giorni addietro, mentre i rossoblù ospiti con un solo punticino all'attivo devono cercare immediatamente di invertire la rotta. 3-5-2 per la formazione cremisi, che non può disporre di Strano, Bucosse e Touré con Padovani e Cicconetti in avanti come terminali offensivi. Squadra chiusa invece quella abruzzese, che all'inizio si presenta in campo con un 4-4-1-1, con Offilani come uomo più avanzato. Primi scampoli di gioco in cui la squadra di casa incomincia a spingere immediatamente sul piede dell'acceleratore. Dopo appena 2 giri di orologio, Padovani prova la conclusione, respinge De Luca, poi Mengani, classe 2004, il più giovane in campo, mette a lato. Al quarto ancora una manovra elaborata cremisi, quest'oggi in maglia grigia per doveri di ospitalità. La stoccata di Padovani non sortisce l'esito sperato. All'ottavo di gara, dalla sinistra ci prova ancora Edoardo Mengani, il pallone va a stamparsi sull'esterno della rete. Con il trascorrere dei minuti la formazione di Senegalesi sembra prendere le contromisure facendo possesso palla e di conseguenza riuscendo ad abbassare il ritmo dell'incontro. Nel giro dei 2 minuti al 26esimo Vistoscoi e al 28esimo Ciganda vanno a assaggiare con 2 conclusioni la reattività del portiere locale Filippo Marricchi, che in entrambe le occasioni si rifugia in angolo. Il risultato si sblocca al 33esimo di gioco, disimpegno errato di Giuseppe Chiani. Il pressing della formazione di casa funziona a meraviglia, Capezzani in becca per capitan Padovani che supera De Luca e porta in vantaggio la formazione di casa. Sull'azione successiva alla rete il Tolentino potrebbe di fatto chiudere la pratica in Nereto, ma questa volta il tiro cross di Cicconetti va ad impattare sul palo alla destra di De Luca. Sull'ultimo giro di orologio della prima frazione dai 35 metri la staffilata di Leonardo Nonni che costringe il numero 1 ospite alla deviazione in angolo. Inizio della ripresa sulla falsa riga di quando si è visto nella prima frazione di gioco, dopo pochi secondi Capezzani mette a lato. Qualche secondo più tardi scambio Mengani-Miccoli e la palla che non ne vuol sapere di entrare nello specchio della porta. Al 6° minuto di gioco l'appena entrato Fayet viene murato da Tortelli su conclusione ravvicinata verso lo specchio della porta. La gara di fatto si chiude all'11° della ripresa. Andrea De Falco stende in aria Miccoli e l'arbitro indica il dischetto di rigore. Dagli 11 metri con un tiro a mezza altezza ad angolato sulla sinistra il numero 9 cremisi spiazza il portiere ospite e fissa il risultato su 2-0. Con il risultato acquisito la formazione di casa fa vedere delle belle trame di gioco. Al 30° però è ancora Fayet a impensierire Maricchi da lunga distanza. 7 minuti più tardi Zammarchi va a colpire la traversa, la sfera ritorna in campo e Nicola Aloisi mette alle spalle di De Luca per il 3-0 finale. Una vittoria importante per i cremisi, bicchiere decisamente pieno, 9 punti dopo 4 gare, nessuno avrebbe potuto chiedere di meglio in questo avvio di stagione. Allora mister, una partita in cui il Nereto ha cercato di lottare soprattutto nel primo tempo, poi ha cercato quella distrazione che ha fruttato il primo gol della formazione del Tolentino. È un peccato, il risultato è legittimo, però abbiamo fatto Karakiri di nuovo, perché nel momento in cui nel primo tempo avevamo preso le redini del gioco e stavamo facendo le cose nel modo giusto abbiamo regalato un gol. E poi lì non ci siamo più ripresi questa volta, a differenza delle altre volte. Non siamo stati capaci di reagire, perché forse dal punto di vista psicologico è stata l'ennesima delusione, perché in quel momento stavamo facendo una buona partita. Soprattutto poi nel secondo tempo, anche con l'immersione in campo di forze fresche, avete cercato di reagire. Abbiamo cercato, ma non siamo stati mai totalmente lucidi come in altre occasioni. Ci siamo anche allungati, aperti, e questo ha concesso al Tolentino troppi spazi per comunque creare delle situazioni pericolose. È un peccato, perché comunque sapevamo della forza del Tolentino e sapevamo che tipo di partita ci aspettava. Nel primo tempo, a parte i primi minuti dove c'era una veemenza del Tolentino, eravamo riusciti attraverso comunque anche un buon palleggio ad avere il dominio del gioco, non della partita o dell'avversario. Riuscivamo ad uscire bene, abbiamo creato anche delle situazioni pericolose a campo aperto
e abbiamo sbagliato anche la rifinitura, le cose più semplici che potevano essere più importanti e mettere in difficoltà il Tolentino. Pazienza. Allora Andrea, una partita importante, una vittoria, ma soprattutto all'inizio di gara c'è stato quel qualcosa in più, rivedere dei personaggi che hanno fatto la storia del Tolentino e quindi forse anche a livello morale, soprattutto di grinta, qualcosina pesato. Ah, certo, cioè, riuscire a raggiungere Castori è un obiettivo, no? Un obiettivo, un traguardo, tra virgolette siamo sulla buona strada, bisognerebbe chiudere il cerchio con la vittoria dell'Interregionale, però il maestro magari c'ha anche più esperienza, più cose, però va bene, io sono orgoglioso nel mio piccolo di fare la storia del Tolentino, certo mi piacerebbe chiudere questo ciclo mio con un'ulteriore perla, però questo vedremo strada facendo, no? Adesso pensiamo al presente e sogniamo tra virgolette. Ecco, ritornando alla partita di oggi, mister, il Tolentino è partito subito forte, poi praticamente ha fatto un attimino alzare la squadra avversaria per poi colpire al momento giusto. Sì, sapevamo che era così, una partita di sacrificio, primo tempo tra virgolette equilibrato, però ci abbiamo avuto più occasioni noi, cioè, secondo tempo abbiamo deciso di andarli sempre a prendere, loro secondo me hanno pagato pure dazi a livello fisico, secondo tempo c'era una squadra sola in campo, sono stati i padroni del campo, sono contento che la prestazione e i gol che sono tre punti fondamentali, perché questo è un campionato difficilissimo. E è troppo importante lavorare sui principi, noi è importante che non sbagliamo approccio, spirito, che quelle sono le armi nostre. Tra virgolette io sono arrabbiato con loro perché abbiamo regalato qualcosa a Trastevere e non è da noi.